Mamma mia. Diciamo che normalmente sono brutto, ma oggi veramente non c'è uguali. Papà, guardi, non c'ho voglia di fare 3, 2, 1 subito, la conosci ormai tutti, faccio direttamente sigla, vai. Papà, Cause your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart because your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart. Allora, ciao a tutti ragazzi, allora, premetto che le condizioni in cui sto sono dovute dal fatto che ho mai fatto 3-4 giorni di febbre, quindi insomma, quando uno è un po' debilitato sto, tra l'altro si può sentire dalla voce stile Paperino che sto ancora un po' indolenzito, influenzato, un po' raffreddato, però comunque sto buono, io sono vivo. Questo vlog doveva esserci 2-3 settimane fa, non c'è stato, quindi mi chiedo scusa ma non ne ho avuto il tempo. Come non ho avuto il tempo appunto di fare altro, ma poi ci arriviamo con calma. Questo blog, per chi non lo sapesse, il blog sta per video blog, in pratica io parlo di un qualcosa così a ruota libera, senza, in questo caso senza uno schema, si può parlare anche con uno schema, io sto parlando proprio senza schema, molto libero, molto free, una sorta di sfogo, ecco, in cui voglio parlare di tanti argomenti che riguardano me, cioè non riguardano principalmente il canale, cioè, riguardano anche queste cose, però riguardano proiettare su di me, come al solito chi mi conosce sa che a come c'è, cioè, mi appiccica la lingua e faccio letteralmente le capriole. Quindi faccio una premessa, se chi sta vedendo questo video non ha mai visto un mio video, quindi non mi conosce, e non se ne fottono pazzi, diciamo, di quello che dirò di me, tranquillo, voglio poter tranquillamente staccare il video perché non è sicuro che duri parecchio, spero di no, però insomma, sapete, quando comincio a parlare, parlo proprio a ruota libera e difficilmente mi fermo. Quindi se volete staccare non fa niente, voglio bene lo stesso, non mi preoccupate. Allora, partiamo dalla prima domanda, che è quella che un po' mi sarà fatta da chi mi segue. Oddio, non mi segue il mondo, però c'è qualcuno che comunque ci tiene a quello che faccio, a quello che dico, e mi ha contattato dicendomi perché non stai facendo più video. Allora, l'ultimo video è stato circa un mese fa, giorno più giorno meno, che è stato l'esperimento sociale riguardante il rap. Me la gitto brutto, sta e niente. Insomma, questo è stato l'ultimo video. Poi non ho fatto più niente. Perché questa cosa? Per vari motivi. Primo motivo, voglio io quando ho iniziato questa cosa. Poi parliamo di quando ho iniziato e del perché ho iniziato. Perché voglio parlare di tutto. Voglio parlare a ruota libera. Avevo molto più tempo di quello che ho attualmente. Era aprile, era una fase di stallo, diciamo, tra studio e lavoro. Insomma, riuscivo a far coincidere più le cose. Anche se comunque devo dire la verità, non ho mai avuto questa grande costanza nel fare video. Cioè, la distanza minima tra un video e un altro è stata una settimana, ma sarà capitato una volta, cioè, poi sempre 2 settimane, 3 settimane, insomma, non sono mai stato molto costante. E anche adesso, insomma, quindi sono mancato per un po'. E giustamente passano le macchine, gli aerei, di tutto, quando faccio i lupi, è veramente l'incredibile giù da me. E nulla, qua giù, mi sono fermato un attimo. Mi sono fermato un attimo perché appunto non ho avuto tempo, perché mi sono voluto dedicare a un'altra cosa, a un altro video che avete visto su Facebook, appunto ho partecipato a questo concorso per videomaker, per una nota casa di macchine fotografiche, non faccio il nome per correttezza, che mi hanno proposto insomma di fare questo concorso, di partecipare a questo concorso e ho fatto il video che c'è in pagina, poi magari vi lascio il link in descrizione. Se vi pare andarlo a vedere, insomma, a piacere questo, tipo lascio lì, poi facete quello che ho voluto voi, cioè, non ho voluto parere un po' fritto, ce ne ho fotto proprio. Non è vero, poi ci rimango male se non lo vedete, però vabbè, planetto, voglio bene tutti. Allora, quindi insomma, però, non è solo questo il motivo, non è l'unico motivo per cui mi sono fermato, insomma, dal fare video. Allora, partiamo dal principio, partiamo da quando ero piccolo. Voi direte perché sta cosa? Non lo so, però la voglio dire. Quando ero piccolo, insomma, ero. Quando ero piccolo, cioè quando proprio il PC era ancora una cazzara, ero una sorta di mini nerd, cioè tipo mi smontavo il computer per vedere come funzionava, ma non so ci faccio un cazzo, cioè vi dico solo che per sta cosa sono andato a fare la scuola di informatica, quel poco che sapevo me l'ha già pure scrutato, quindi insomma non pensare che io sia un fenomeno dei PC, perché assolutamente no, quindi è una cosa vecchia. Di conseguenza mi divertivo molto a montare video, ma relativamente lo facevo con Movie Maker, che non è da considerare un programma di montaggio, è un programma basilare, insomma, dove
se posso fare due stronzate così. Mi divertivo molto, infatti mo l'ho cercato, non l'ho trovato, addirittura c'era un video risalente al 2006 di un montaggio di fotografie delle vacanze. Insomma, mi sono sempre divertito a fare queste cose. E soprattutto, sapete quelle passioni, tra virgolette passioni, perché non si possono definire tali, quelle cose che tu le vedi, ti piacciono, ti attirano, però senti una futuro. Perché magari hai altri interessi in quel momento. Questa è una cosa che risaliva quando avevo 12-13 anni. Guardando comunque i programmi televisivi, guardando i film, le fiction, io sono sempre, non sono un appassionato di cinema, non sono quei tipi che ti sa dire tutto sul cinema. Mi piace discretamente, insomma. Molto più le fiction, che fiction, i vecchi telefilm americani, tipo Fa capire Sito, Son Creek, Beverly Hills, questi telefilm qua mi piacevano molto, li seguivo abbastanza veementemente. Non so che cazzo c'entra sta parola, però mi piaceva dire veementemente. Che cazzo sta parola, voglio. E quindi insomma, diciamo, c'era sta cosa che mi attirava, ripeto, relativamente, perché non c'è mai stata una cosa che, però mi domandavo, ma cosa c'è tu dietro? Perché uno spesso si sofferma sul film, sul programma in onda, però magari vi sarà capitato pure a voi di dire, ma cosa c'è dietro tutto questo? Che lavoro c'è? Però sapete, siccome quando avevo 12-13 anni avevo tutte altre passioni, all'epoca suonavo, si fa per dire, giocavo a calcio, anche se non sono mai stato il Maradona della situazione, anzi non sono mai stato un fenomeno, il pallone, insomma, quindi trascurai sta cosa, non me ne fruttetta proprio. Poi nacque un'altra passione, che è quella appunto della recitazione. Non sono attore assolutamente, però insomma facevo parte di una sorta di compagnia amatoriale che facevamo musical, e devo dire che tutto sommato nell'amatorialità ero, me la cavavo, insomma, non era sta grande cosa. Però sono tutte quelle cosine, insomma, che l'ho scritto ieri in uno staro, e sono sempre stato uno che iniziano le cose e poi la lasciano là. Poi ogni tanto mi arricutavo e chi va a pigliare, come per esempio sta accendino, voglio costruire sta accendino. Poi mangi tutto cazzo e l'ha gittato. Poi lo riprendevo, lo riguardavo, magari ci mettevo un'altra cosa, però puntavo una tavola. Cioè, sono molto così, insomma, non mai portato nulla a termine, sono sincero. So che non è una bella cosa, però insomma, è la verità. L'importante è essere sinceri. Arriva il mese di aprile. Arriva aprile e conosco Diego Laurenti, che appunto, sapete tutti, è uno youtuber. Adesso insomma non sta facendo video, voi lo sapete, ma non c'è bisogno che vi spieghi. E inconsciamente lui mi ha trasportato in questa cosa, perché vedendo lui quello che fa, cioè appunto quello che c'è di un video su YouTube, perché magari io non ho mai seguito gli youtubers, cioè l'ho seguito poco, non sono mai stato quello che li conosceva tutti, cioè conoscevo Frank Matano, che tutti lo conoscono, vedevo, conoscevo De Carli all'inizio, cioè nel senso che era il periodo boom di Gemma del Sud, che appariva Mongol e tutto quanto, e vedevo il suo primo video sul suo canale appunto è proprio su Gemma del Sud, quindi vidi il suo primo video, poi non lo cagavo proprio più, poi ne conoscevo altri, ma così molto blandi, insomma, non mi mai soffermato insomma al mondo del web, quindi non mi sono mai neanche applicato a quello che c'è dietro un video. Intanto capitava, vedevo, boom, chiudevo, ciao. Invece avendo conosciuto appunto uno di loro, ho visto quello che c'è dietro e mi ha appassionato. Allora ho detto, ma perché non provarci, perché non aprire un canale mio e testare sta cosa, insomma, visto che è una cosa che in fondo mi sembra appassionata. Poi comunque la parlantina ce l'ho, che parla assai, chi mi conosce lo sa. C'è un mio amico che ogni volta che comincio a parlare se ne va, perché dice ok, è partito, cioè muori sullo sparapo, fa sta zit. E ho detto, vabbè, proviamo, vediamo che succede, insomma, non ci perdo nulla, non ci guadagno nulla, se la cosa fa talmente schifo che mi trova gente a Basciu Palazzo e muovo altro, chiudo il canale, non è successo niente, tutto qua là prima. Invece devo dire che la cosa, a mia sorpresa, è andata abbastanza bene, complice anche qualche collaborazione, complice anche un poco in più di costanza, che non ho più ora, insomma la cosa è andata tutto sommato bene, andava bene, insomma, il canale è cresciuto. Oddio, non c'ho i miliardi di iscritti, però è cresciuto. Cosa succede? Ovviamente, insomma, Wagyu è automatico. Un po' di popolarità, per quando uno resta, non dico che uno si monta la testa, perché non mi sono mai montato la testa, ne rimango quasi, insomma, per quei 300-400 iscritti che ho. Però, insomma, cominciava a diventare un'ossessione. L'ossessione delle visualizzazioni, degli iscritti, del fare il video perché devo fare il video. E a quel punto quello che era la mia passione del lavoro dietro a un video andava, se ne attaffangula a un certo punto, e la mia unica ossessione era riuscire ad ottenere tante visualizzazioni, tanti iscritti, piacere al pubblico. No, cioè non era lo spirito con cui avevo iniziato, non era quella la mia intenzione. Me ne sono reso conto in estate, insomma, ho preso una pausa che era anche normale, insomma. Era pure inutile a fare video a gusto, non ci stavo nessuno. E diciamo, ho messo un po' la testa, diciamo, al fresco. Oddio, sotto solo, però
metaforicamente al fresco, e sono tornato un po' a quella che è la mia passione, che è appunto quella del videomaker. Che, allora, premettendo, io non so nulla su macchine fotografiche, cioè adesso sto scoprendo tante cose, ora attualmente sto scoprendo come funziona una reflex, come, cosa vuol dire il termine direttore della fotografia, tante altre cose che prima non sapevo manco l'esistenza, cioè non ero perfettamente a conoscenza. E piano piano, insomma, sto cercando di migliorare su queste cose, di crescere da questo punto di vista, che crescere con il canale. Quindi capite bene questa cosa che vi sto per dire, almeno chi mi segue. Poi parlo anche per chi non mi segue, perché parlo un po' di tutti, insomma. Attualmente, diciamo che io sono diventato famoso, voglio tra virgolette famoso, celebre, ma conosciuto da voi che mi seguite, dai 600 in pagina ai 430 che c'ho sul canale, per il video monologo, che non è altro che un blog alla fine, che ho voluto dare questo nome un po' più particolare, ma è un semplice vlog come questo, solo che magari accendo più comicità, cioè non è che la fingo o creo un personaggio, sono sempre io. Semplicemente, insomma, tratto argomenti più consoni a tutti, cioè qua sto parlando di me. In un video monologo, insomma, parlo di un argomento di attualità, di un argomento, insomma, che coinvolge tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Al momento, questa cosa, voglio essere sincero, non che mi ha stancato, però, insomma, fare il video monologo così, accendere una telecamera e parlare, diciamo che non mi attira più. Cioè, io lo posso anche fare, però vi posso assicurare, non lo farei con lo spirito che lo facevo all'inizio. Perché questo? Perché appunto il mio obiettivo non è creare un personaggio, che la gente riconosca tra virgolette i miei tormentoni, che siano Maurizio Fognano, il Piranha, eccetera, mi interessa relativamente. Che la gente mi riconosca mi interessa relativamente, ma no, perché voglio fare un tipo la situazione, è normale che fa piacere. Però il mio obiettivo è un altro, il mio obiettivo è diventare bravo a creare qualcosa di bello. Fare il concorso per questa nota casa di macchine fotografiche è stata per me una sfida, tra virgolette, perché a quel punto dovevo testare io come videomaker quanto valevo. Oddio, cioè sono consapevole che sto veramente a un livello sotto lo zero, però comunque già aver approcciato a cosa significa fare un video, ma farlo per davvero, non il video su YouTube, ma fare un video già, tra virgolette, un po' più impegnativo, è stata una sfida. E mi sono reso conto che è quello che voglio fare. Io preferisco farvi aspettare un po' di più, non darvi il video monologo per il contentino. Ovviamente, voglio, io parlo di voi, ma perché comunque per me 400 persone è il mondo. So che sono poche, su 400 attive ne sono 20, ma boh. Però insomma, parlo genericamente, parlo per chi mi segue. Darvi il video monologo per il contentino, proprio fa contento, nonostante a me non diverta attualmente fare il video monologo. Ma parla una pigliata po' culo, voglio, lo ricordo chiaramente. Ho dei progetti in corso, ho delle idee, anche carine. Vi assicuro, voglio, sono delle belle cose. Se mi vanno in porto non rimarrete delusi, ve lo assicuro. Però non saranno i video monologhi, almeno per ora. Poi non escludo che un giorno tornerò a farli, ma per ora voglio fare qualcosa di un po' più impegnativo. Mo qualcuno si disiscriverà dal canale per sta cosa, voglio, fatelo, che vi devo dire? Io preferisco essere sincero, preferisco farla ora, sto discorso di sincerità. Anche perché, cioè, lo dico molto chiaramente, non c'ho nessun obbligo, nel senso che io devo fare quello che piace a me, perché se piace a me, in automatico può piacere agli altri. Ovviamente non a tutti, non ce l'ho presa l'idea che devo piacere a tutti. Però se io faccio una cosa che non mi piace, cioè, devo fare un esempio, se va di moda a fare gaming, videogaming, vabbè, io non sono un gamer, non so farlo e non mi diverte farlo, non lo so fare, non saprei far ridere, non lo faccio. Non è che lo faccio perché devo far contento qualcuno, a me non mi piace, quindi non lo faccio. Non lo sto dicendo che il video monologo non mi piace più, mi piace, mi diverte, però al momento non mi stimola, non mi dà quella cosa in più di dire faccio il video monologo. Questo anche perché, diciamo, avendo il canale che si chiama Super Adrenalina, l'ho spiegato già il motivo, magari lo ripeto, Super Adrenalina è un nome dato perché in quel periodo mi stavo azzeccando con la canzone che è appunto Adrenalina di Weasel, Ricky Martin e Jennifer Lopez. Molti mi hanno dato il nome di Sube, me l'avete dato voi, mi fa piacere sta cosa, però io voglio che voi ricordiate una cosa, tutti, che seguite, che non seguite, come sapete, come non me sapete, io non sono Sube, io sono Giovanni La Rocca e sono un ragazzo di 21 anni che fa questo per divertimento. Allora dovete accettarmi, tra virgolette, per questo, non perché sono Sube, cioè non dovete affezionarvi, tra virgolette, al personaggio. Io non voglio che la gente mi riconosca per quello che a un emofonio no, io non voglio nemmeno che la gente mi riconosca. Io ho la cosa felice di questa esperienza che continuerà, perché non ho detto che abbandono il canale, che non faccio più video, farò video diversi. È che non ho trovato un pubblico, non ho trovato dei fan, ho trovato degli amici, ho trovato tante nuove persone
con cui mi sento, ci parlo, ci scherzo. Capitato magari che mi sono anche sfogato con qualcuno di loro che ho conosciuto tramite questa esperienza. E va bene così, voglio che il rapporto rimanga questo, un rapporto di amicizia di un ragazzo che sta qua. Perché la forza del web è questo, creare un legame anche se davanti c'è uno schermo. Questa è la cosa più bella di fare video sul web, di essere sul web. Poi, detto questo, quindi why you, ricapitolando, non abbandono il canale, torno a fare video, li farò magari con una frequenza minore anche perché non ho molto tempo, però per ora, non ho detto per sempre, per ora abbandono il video monologo. Per chi non lo sapesse, lo ribadisco, il video monologo sono io che parlo come adesso trattando temi attuali, va bene? Non parlando di me. Quindi abbiamo chiuso quest'altra parentesi. Apro un'altra parentesi, questa è più che altro verso chi mi segue, cioè verso chi non mi segue, o chi mi segue però insomma non condivide questa mia scelta. Allora, aprire il canale YouTube è stato un po' un'arma a doppio taglio. Perché questo? Perché appunto, come ho detto, ho conosciuto tante altre belle persone, ho visto un mondo diverso che va oltre, diciamo, a tante altre cose. Però devo essere sincero, mi ha portato anche ad allontanarmi da tante persone, non per scelta mia, perché molte persone non hanno mai condiviso questa mia scelta, l'hanno visto come una stronzata, che insomma qualcuno non... perché molti sono soffermati sul fatto dell'Olimpignolo, sono soffermati su quello, quando quello è semplicemente un modo per strappare un sorriso, dimenticandosi di chi ero io, cioè che io non sono cambiato manco di mezza virgola e sono rimasto sempre stesso. Però nonostante tutto, diciamo, anche se magari qualcuno non me lo diceva direttamente, però vedevo che tipo mi indicavano, chi lo scemo che fai video. È una cosa che questa fa male, why you, perché anche perché io appunto sono rimasto quello che ero prima, non sono né diventato popolare, né sono, non è successo, non è cambiato nulla nella mia vita, a parte questa passione in più. Però puta caso, mettiamo il caso che dovessi diventare un botto famoso, che può succedere, insomma, può capitare, queste stesse persone vi posso assicurare che torneranno strisciando e verranno da me. Perché a quel punto conviene un scema coffee video. Questa è un'esperienza mia che però ho constatato e capiranno un po' a tutti gli youtubers. Insomma, perché ora è la moda. Prima ancora non lo facevano in pochi, erano pochi eletti a fare questo. Ora è un po' la moda. Ora tutti stanno cercando di diventare webstar. E poi, insomma, mi ha portato anche a sentirmi dire cose su di me non bene. Tipo che io sfruttavo le mie amicizie per diventare famoso. No, assolutamente. Per me, a parte che difficilmente dico una persona amico. Quando dico amico non è per convenienza, è perché veramente è un amico. Quindi a chi ha detto ste stronzate, vaffanculo, piglia una corda in picket, perché non è assolutamente vero. Le persone che ho al mio fianco nella mia vita sono persone che ho voluto io e che voglio che ci siano io. Non perché devo diventare famoso. A me diventa famoso, me ne fotto proprio. Lo ribadisco, è normale, farebbe piacere se diventa... Cioè, a chi non facesse piacere di essere famoso? Voglio, parliamoci chiaro. Tutti abbiamo diritto ai nostri 15 minuti nella vita di celebrità. Io l'ho anche avuto, non me la leggere secondo, però tutti, quindi insomma fa piacere a tutti, però non è il mio obiettivo di vita. Cioè la mia vita non va in direzione del diventare famoso. No. Se succede, succede, come viene, se ce la pigliamo, si dice a Napoli. Se non viene, non viene. Continuerò a studiare, continuerò ad applicarmi su quello che è il videomaker. Quindi continuare a studiare. Io sto studiando, vi giuro. Quello che è il mondo del videomaking, tra virgolette, mi sono comprato delle riviste, ma non ce l'ho qua, se no ve le facevo vedere. In cui proprio sto studiando, mi sto passando le nottate intere a studiare, tra virgolette. Però diventare famoso a me è una cosa che interessa relativamente. Cioè, mi interessa, ma relativamente. Cioè, non è l'obiettivo di vita, è l'ultimo di pensiero mio. Ripeto, se succede, succede. Se non succede, fa niente. Non è che... è successo, è stato un periodo in cui ci rimanevo male se non succedeva. Ora non più, sono tornato, tra virgolette, nei miei ranghi. E va bene così, sono contento così. Sembra che stiamo tipo a 20 minuti, vabbè. Effettivamente vi avevo rotto le palle. Allora, io ringrazio tutti coloro che hanno visto tutto il video. Ringrazio coloro che hanno capito le mie parole. E voglio chiudere con una cosa. Il web e il fare video è una cosa bellissima. Ora che sia appunto applicandosi come me nel videomaking, che sia semplicemente per farsi conoscere alla gente, per divertirsi, è una cosa bellissima. Però che non diventi un'ossessione, che rimanga un divertimento e che i problemi della vita e gli obiettivi della vita sono sempre altri. Una cosa, voglio, se deve succedere, succede. Io non è che io, cioè, credo in Dio, ma non credo del tutto nel destino. Credo che il destino ci sia, ma ce lo tracciamo noi, ok? Se ci credete, fatelo, però non farla diventare un'ossessione. Questo lo dico a tutti coloro che come me hanno iniziato da poco.
Detto questo, ripeto, vi ringrazio tutti coloro che hanno seguito tutto il video, se hanno fatto ripalla tanda a sentire me che dico tutte queste cose. Chiedo scusa per l'assenza, chiedo scusa per il ritardo di questo video, chiedo scusa se questo video non è stato nessuna cosa comica o... diciamo, volevo far vedere un altro lato di me che forse nei video non avevo ancora fatto vedere. E mi fa piacere così, spero vi sia piaciuto, non vi chiedo di condividere, di mettere mi piace, insomma, non c'è nessuna pretesa. Se lo volete lo fare, se non lo volete, insomma, fare, non fa niente. Ripeto, questo era un video sfogo, non è un video monologo appunto dove parlo di qualcosa che magari mi fa piacere e la sappiano anche altri. Questa è una cosa mia personale che volevo dire a voi, ai 430 del canale, ai 600 della pagina. E niente, vi voglio bene, voglio veramente, per me non siete fan, io non sono un idolo, non sono nessuno. Per me siete solo degli amici che ho conosciuto grazie a questa esperienza che continuerà, in un modo diverso ma continuerà. E spero di conoscere tante altre persone belle come voi. Il resto per me è relativo. Spero di aver detto tutto. Voglio vi mando un bacione forte. Ci vediamo presto. Ripeto, ho un paio di progetti in corso. Spero vadano in porto. E di farvi capire il perché, insomma, vino su altro. Voglio crescere da questo punto di vista. E niente, voglio un bacione forte. E ricordatevi, io non sono super. Io sono Giovanni e sono amico vostro. Anzi, Gianni, perché Giovanni è schifo. Voglio, vi dico subito. Se volete essere umani a me, chiamatemi Gianni, non Giovanni. E sono un amico vostro, non sono una star, e non lo sarò. Se lo sarò, rimarrò comunque amico vostro. Ciao!